Yeah.
vedi, guarda come sei. Senza riposo, a freddo. Emanuele, la mia intenzione era quella di lanciare piano piano Marco, il nipote di Gio Francesco, perché la sto facendo, no? Non l'avevo mai sentito. Una poesia poi Marco. Però ha scelto chiaramente lasciare i carabinieri, quindi. Però quando può il nonno lo ricorderà sempre. Lo ricorderà sempre e conosce gran parte del repertorio di Gio Francesco. Vero, ma fuori da piccolino. Proviamo, a chi verrà voi? Eh? A chi verrà? Sì, allora adesso improvvisiamo, improvvisiamo la Disisperata, che era il cavallo di battaglia di Zio Francesco, o Mamma Isconsolata. La canta Marco. Ci proviamo, non per altissimo. Vediamo. Pesci.
Oh.
voi che ci avete aiutato a onorare la figura di Gio Francesco Cubeddu, e grazie davvero di cuore da parte di Zia Lucia, della famiglia di Gio Francesco, ma da parte di tutti noi appassionati e del canto a chitarra. Grazie a Daniele Gialla, ad Antonio Porto, a Emanuele Bassoni, a Pietro Dieci e a Marco, che avrebbe potuto continuare la strada di Gio Francesco, ma lo farà tutte le volte che avrà la possibilità. Ma un grazie anche Antonio Marongiu, che ha avuto tanto coraggio per questo. Grazie a Maria Teresa Benivento, che è arrivata all'attenzio, non volevo mancare questa occasione, e molto probabilmente ci sarà qualche altro, non vorrei dimenticare, ma grazie davvero. Bastiani, avvicinati. Bastiani, vieni. Mi pagate adesso? Vieni. Grazie a Bastianino, Bastianino che da grande appassionato ma e cultore di canto a chitarra e si è buttato a pesce davvero per riuscire a organizzare questa serata, e speriamo di ripeterla come rassegna d'ora in avanti. Quindi invito il Comune a non perdere queste occasioni, perché sono occasioni di livello culturale molto alto, perché dobbiamo riprendere, dobbiamo riprendere le nostre radici. Giovani purtroppo nel nostro paese ce ne sono poche, quasi non c'è quasi più nessuno, però dobbiamo divulgare, riprendere le nostre radici prima che sia troppo tardi, eh? E Burzi qualcosa può ancora lasciarlo, e intanto con Gio Francesco, con Zio Leonardo Cavizza porteremo avanti il nome del nostro paese, grazie a loro in particolare, anche a Giovannino Caso, nonostante tutto, possiamo dire. Il brio. È ancora molto più giovane Giovannino, quindi abbiamo tempo ancora per ricordarlo. Quindi ringraziamo davvero di cuore e i nostri cantatori che sono venuti, hanno risposto semplicemente al nostro invito. Avete capito cosa voglio dire?